Siete collegati con la palestra Gramsci Keynes di Prato per la gara 1 dei playout del campionato di Serie A1 femminile di pallamano, che mette di fronte le padrone di casa della Touché Gruppo F Prato e le trentine del Mezzo Corona. Questa appunto è gara 1 dei playout, la gioca gara 1 in casa Prato, perché è arrivata in classifica dietro il Mezzo Corona. Il Mezzo Corona, grazie alla vittoria di sabato scorso con Teramo e la conseguente sconfitta della Touché in casa con il Brixen su Tirol, ha permesso alla formazione trentina di sopravanzare le pratesi di un punto in classifica, e ora avranno il vantaggio di poter giocare due gare su tre sul campo amico. Infatti dopo gara 1 quest'oggi qui a Prato si giocherà gara 2 sabato in Trentino a Mezzo Corona, e l'eventuale bella domenica sempre a Mezzo Corona. Vi diamo lettura delle formazioni delle squadre. La Touché Gruppo F Prato con la numero 3 Svigac, 5 Micotti. Frattanto c'è il fischio d'inizio degli arbitri Corioni e Falvo, che sono chiamati a dirigere gara 1 dei playout. Allora 6 Amerighi, 7 Gurra, 8 Borrini, 9 della Maggiora, 10 Nicolai, 12 Blai, 15 Rubino, 17 Margherita Rossi, 18 Iamu, 20 Viola Rossi, 23 Martinelli, 25 Occhino, 44 Felet, 88 Da Vossa. L'allenatrice è Valentina Megli. Seguiamo ora l'attacco del Mezzo Corona. Ci sono subito due minuti per Virginia Occhino. Due minuti per Virginia Occhino per questo fallo. Ora Touché in inferiorità numerica, 9 metri per Mezzo Corona. Palla all'ala per la numero 27 Verones, che va a realizzare. Andiamo a leggere anche la formazione di Mezzo Corona con la numero 3 Terrana, la 5 Gislimberti, l'8 Faig, la 13 Semedo, la 16 Razzica, la 17 De Mattio, 21 Battisti, 22 Della Valle, 27 Verones, 33 Italiano, 44 Girlanda, 46 Pilati, 82 Campestrin. L'allenatore è Sonia Giovannini. Penetrazione di Svigac, che però perde palla, può ripartire Mezzo Corona. Palla troppo lunga della numero 13 Semedo, quindi può ripartire con la rimessa la Touché Gruppo F Prato. Daiamo a Rossi, Svigac, Rossi, Iamu, giro palla della squadra pratese, Svigac sbaglia il passaggio, parte il contropiede della numero 8 Faig, che va a realizzare 2-0 per Mezzo Corona quando sono passati 2 minuti e mezzo di questo primo tempo di gara 1 dei playout. Due errori di Prato. Il passaggio sbagliato da parte di Svigac ha consentito il contropiede della numero 8 Faig, che è andata a realizzare il gol del 2-0. Manovra ora la Touché, Rossi, Ucchino, Svigac, palo colpito da Iamu, e il contropiede
della numero 22 della Valle, che va a realizzare 3-0 per mezzo corona. C'è ora il fallo su Yamu. 2 minuti, fallo su Yamu, si è ripreso dai 9 metri. Manovra ora la Touche con Rossi, Svigac dentro per Ucchino, palla però recuperata da mezzo corona che riparte, palla intercettata, rimessa laterale per mezzo corona. Pallo, si riparte con i 9 metri, con la punizione per mezzo corona. Tiro stoppato da Charity Yamu, rimessa laterale per la formazione trentina. Gislimberti, palla recuperata da Martina Micotti, contropiede di Charity Yamu che va a realizzare, e ci sono i due minuti per Semedo. Il fallo della numero 13 del mezzo corona, 2 minuti per Semedo. Se ne sono andati 5 minuti del primo tempo con il mezzo corona in vantaggio per 3-1. Manovra ora la squadra in maglia gialla, palla dentro però viene recuperata, l'aveva persa per un attimo la numero 82 Campestrin. C'è ora sfondamento fischiato a Feig, può ripartire Prato. Svigac all'ala per Borrini che va a realizzare, Beatrice Borrini accorcia, mezzo corona 3 Touche Prato 2. E ora la formazione trentina a manovrare in attacco, giro palla, Gislimberti, Feig, Campestrin, c'è il fallo, c'è il commissario di campo che va a parlare con il direttore di gara. Commissario di campo che è il signor Fabian. 13. Campestrin, la parata di Blai, la parata di Beatrice Blai, può ripartire la Touche. Rossi, Svigac, tiro alto di Svigac, non c'è fallo e può ripartire mezzo corona. Feig, Gislimberti, torna alla parità numerica, rientra Semedo, palla dentro all'ala per la numero 27 Verones, che realizza il suo secondo personale. Siamo già dall'altra parte, da Micotti a Yamu, Margherita Rossi e ora Svigac.
Va a girare palla la formazione pratese. Palla riconquistata dalla numero 22 della Valle, che va a realizzare altro errore in fase d'attacco per la Touché Prato. Ne approfittano le giocatrici del mezzo corona per andare a realizzare con Della Valle il gol del 5-2. Iamu, c'è sfondamento, fischiato sfondamento alla Touché, quindi si ripartirà con palla per mezzo corona. Otto minuti se ne sono andati in questo primo tempo. Mezzo corona 5, Touché Prato 2. Manovra mezzo corona. Campestrin fermata, c'è fallo. Si ripartirà con i 9 metri per mezzo corona. Gislimberti per Faig, Semedo, Faig, Campestrin dentro per la numero 4, Gislimberti. Ci sono 2 minuti per Gislimberti. Quindi ora la Touché giocherà in superiorità numerica. Iamu all'ala per Micotti, che però non trova lo specchio della porta. La palla termina al lato e può ripartire mezzo corona. Troppi errori in questa prima fase di partita da parte delle ragazze pratesi. Manovra mezzo corona, Semedo, Campestrin, dall'ala va a realizzare ancora Verones il suo terzo personale. Micotti, Iamu, ancora Micotti, è chiusa, deve ripartire la Touché. Borrini, Svigac, Rossi, Iamu, penetrazione e rete di Charity Iamu. Secondo gol personale per Charity Iamu. E ora mezzo corona a manovrare. Campestrin, Faig, Semedo. Ancora la numero 13, il sottomano che però termina abbondantemente al lato della porta difesa da Blai. Può ripartire la squadra pratese. Margherita Rossi, Svigac, fermata, 9 metri per la Touché, già battuto. Frattanto si torna in parità numerica, rientra Gislimberti. Squadra in parità numerica, Svigac rischia di perdere palla. Poi Iamu, c'è difesa in area, quindi rigore per la squadra pratese. Se lo è guadagnato Charity Iamu, che va anche alla
a cercare di trasformare il tiro dai 7 metri e va a realizzare. Va a realizzare Charity Yamo il suo terzo gol personale. Prato sotto di 3 quando sono passati 12 minuti. Da Gislimberti a Semedo, Faig, palla dentro per Gislimberti. Bella manovra della squadra trentina con palla per Gislimberti che in posizione di pivot è andata a realizzare. Yamu, Nicotti, il tiro di Borrini parato, parato il tiro di Borrini. E può ripartire il mezzo corona. Faig, Campestrin, Gislimberti. E poi la numero 13, Semedo, che va a realizzare. E c'è infrazione, infrazione di Margherita Rossi. Altro errore, troppi errori per la squadra pratese. Contro un mezzo corona che invece ha saputo sfruttare fino a questo momento tutte le occasioni. Semedo, palla all'ala e la rete della numero 22 della Valle. E c'è Valentina Megli che chiede time out. Più 6 al 14esimo. Siamo fuori gioco. 14esimo del primo tempo, più 6 per mezzo corona. 10-4. E Valentina Meldi vuol parlare con le sue ragazze che non hanno approcciato bene la partita. Troppi errori, troppe palle perse. Troppe palle perse da parte di Prato, troppi errori, mentre mezzo corona si è dimostrata più precisa, più cinica nel saper sfruttare le occasioni. Dopo il time out si riparte. È entrata la numero 23 Martinelli, è uscita Svigac. Yamu, e c'è la parata del portiere Razzica, però c'è il fallo, si riparte con i 9 metri Prato. Da Ucchino a Martinelli, Yamu, Rossi, Martinelli, c'è il fallo, 9 metri ancora per Prato, Rossi, Martinelli, Ucchino, Yamu, ancora Martinelli, aveva un corridoio, un'autostrada davanti, ma Razzica ha parato la conclusione della numero 23 del Prato. Si era aperta la difesa del mezzo corona, ma
Prato non ne ha saputo approfittare. Il punteggio resta Touché 4, Mezzocorona 10, che ora manovra in attacco con Campestrin. Palla dentro e c'è il fallo di Virginia Occhino. C'è il fallo di Virginia Occhino. Tiro dai 7 metri. Se ne incarica Gislimberti, che va a realizzare. Terzo gol personale per Gislimberti, ricordiamo, classe 2004, già nel giro delle nazionali azzurre giovanili. Iamu, Martinelli, Rossi. Borrini, Rossi, Iamu, Micotti. Va la penetrazione di Iamu, ma trova sulla sua strada il portiere Razzica. Portiere classe 97 di nazionalità greca, Semedo. Palla alla, intercetta Iamu, se ne va Iamu, se ne va Iamu e va a realizzare il quarto gol personale, accorciando le distanze. È sempre più 6 però per Mezzocorona, 5 Prato, 11 Mezzocorona. E ora manovra Campestrin, Semedo, Campestrin, la parata di Elena Felet, che è subentrata tra i pali al posto di Blai. E ora riparte Iamu, Martina Micotti, palo interno, però ci sono 2 minuti per la numero 27 Verones. Il tiro di Martina Micotti si era stampato sul palo interno, ma l'arbitro ha ravvisato il fallo da 2 minuti di Verones e c'è il tiro dai 7 metri per la Touché. Se ne incarica Charity Iamu e la parata però riprende Micotti e va a realizzare Martina Micotti, che ha ripreso la ribattuta del portiere che aveva parato il tiro dai 7 metri di Charity Iamu ed è andata a realizzare. Touché ora deve cercare di difendere e dall'ala va a realizzare la numero 22 della Valle. Va a realizzare la numero 22 della Valle. È rientrata anche Sviga, c'è palla lunga di Rossi per Iamu, che si perde in fallo laterale. Troppi errori anche banali delle ragazze pratesi. Palla in mano a Mezzocorona. Della Valle, Faig, Campestrin, Gislimberti. Campestrin per Semedo. Palla all'ala, palo. Può ripartire Prato. Fermata Svigac. Già battuta la punizione.
Rossi, palla dentro per nessuno, un altro errore e c'è la parata, e c'è la parata di Felet sulla numero 27 Verone. Prato ora che manovra, deve cercare di sbagliare meno possibile. Svigac, tiro parato, non c'è fallo, può ripartire mezzo corona. ...21 minuti di questo primo tempo, sempre più 6 per mezzo corona che conduce 12-6 qui alla Palestra Keynes. Frattanto c'è la conclusione alta del numero 8 Feig, ma c'è 9 metri per mezzo corona. Semedo, Feig all'ala per Della Valle che va a realizzare il suo quinto gol personale per l'ala del mezzo corona. Svigac, ancora una palla fuori e ora ancora è Felet che ci mette una pezza, può ripartire mezzo Prato. Iamu va a realizzare due parate consecutive di Elena Felet. Stanno tenendo a galla Prato, se così si può dire, che però è sempre sotto di 6. Bisogna difendere in maniera più decisa. Semedo, tiro fuori e ora Prato deve andare a segnare, ma lo deve fare senza la frenesia. Borrini dall'ala va a realizzare. Beatrice Borrini il suo secondo gol personale. E ora manovra mezzo corona. Semedo, Campestrin, palla all'ala per Verones che va a realizzare. Implacabili dalle ali la formazione del mezzo corona, mentre e ora Martinelli fermata. 5 gol per Della Valle e 4 per Verones, tutti dall'ala. Svigac para ancora il portiere, purtroppo. Quest'oggi la ragazza croata non ha finora trovato la sua vena realizzativa. Ancora 0 gol. Mezzo corona a manovrare. Campestrin, Della Valle. Palla recuperata da Prato, anche se c'era sfondamento, ma palla recuperata ugualmente da Prato che può rimpostare. Bisogna cercare di andare al tiro con azioni manovrate, ma cercando di realizzare senza troppa frenesia che poi porta a errori. Iamu! Il tiro, la parata, non c'è fallo e niente da fare.
mezzo corona, Faig, Campestrin, palla dentro, recuperata, può ripartire Prato, Svigac, Martinelli, Svigac, ancora un errore, può ripartire mezzo corona che colpisce il palo. Troppi errori da parte delle ragazze pratesi. Svigac, Martinelli, Iamu. Va a realizzare Martinelli e c'è ora il time out richiesto dalla panchina della squadra trentina, dall'allenatrice Sonia Giovannini. 26 minuti e 9 secondi di questo primo tempo, con mezzo corona in vantaggio di 5, 14 per la squadra trentina, 9 per Prato, per la Touché Prato. Troppi errori finora commessi dalle ragazze pratesi, tante palle perse, tanti errori in attacco, mentre la formazione del mezzo corona si è dimostrata più precisa, implacabile sulle ali, con le 5 reti di Della Valle e le 4 di Verones, tutte realizzate dall'ala. Si riparte dopo il time out richiesto dal mezzo corona, quando mancano meno di 4 minuti alla fine del primo tempo. Vediamo se Prato deve difendere con più cattiveria. Dai, sulle mani, difesa. Faig, Campestrin, Faig, ancora Campestrin. Passivo! C'è passivo, palla all'ala, palla lunga. Ora Prato riparte con Iamu, Martinelli. Bisogna andare a segnare, accorciare a più 4, a meno 4. Iamu, Martinelli, Svigac. Martinelli. E ora c'è passivo. C'è passivo, Svigac va a trovare l'angolino alto. E va a realizzare, ma una manovra troppo farraginosa quella della squadra pratese, con tanti troppi errori. Comunque siamo a meno 4. Chiudi. Faig trova un'autostrada davanti a sé, va a realizzare. Riporta più 5, mezzo corona. Rientra Margherita Rossi. Iamu, Margherita Rossi, Svigac. Palla dentro per Ucchino. Fermata. C'è 9 metri per Prato. L'arbitro richiama tutte e due, le Ucchino e Gislimberti. Già battuti 9 metri, Rossi. Ucchino, Iamu, Svigac, De all'ala per
Martina Micotti che va a realizzare meno 4, 1:10 alla fine del primo tempo. Dobbiamo cercare di non subire gol. Faig Semedo all'ala, Semedo, c'è passivo, fermata Gislimberti, c'è passivo. Il tiro fuori, mancano 30 secondi alla fine del primo tempo. Prato deve cercare di andare a segnare. No, palla sbagliata ancora da Svigac. Mancano 9 secondi. Bisogna andare al tiro. E c'è la parata di Razzica, mentre dall'altra parte è rimasta a terra Virginia Occhino. Peccato, errori anche in quest'ultima parte finale di partita di primo tempo, che si chiude con il mezzo corona in vantaggio per 15-11. La Touché che ha accorciato ora a meno 4, era stata sotto anche di 6 gol per larga parte del primo tempo. Troppi errori, frattanto si rialza anche Virginia Occhino e noi ci risentiamo per l'inizio del secondo tempo.
aver due partite, soltanto due partite con questa vicenda. Ci distacco. Il Pato deve fare la partita di ritorno. Una. Cioè, se vince anche la prossima, salvo. Torniamo in collegamento da Prato, dalla palestra Granchi Games, per il secondo tempo della sfida tra Touché Gruppo F Prato e Mezzo Corona, gara 1 dei playout salvezza del campionato di Serie 1. Primo tempo che si è chiuso con le ospiti, la formazione trentina in vantaggio di 4, 15-11. E ora il fischio d'inizio del secondo tempo dei direttori di gara, che sono i signori Corioni e Falvo. E dicevamo, un primo tempo chiuso dalle trentine in vantaggio di 4, una Touché che ha commesso tantissimi errori. Seguiamo ora l'azione d'attacco, c'è Passivo e va a realizzare Iamu il suo sesto personale, si porta a meno 3. Prato deve cercare di rimanere agganciato a questa partita, l'ha visto sotto anche di meno 6, deve cercare di difendere meglio e di commettere meno errori gratuiti, soprattutto in fase d'attacco. Faig, palla persa, però viene recuperata da Faig, palla persa per un attimo da Mezzo Corona. Faig parata, ma l'arbitro vede il fallo, quindi si ripartirà con i 9 metri per Mezzo Corona, che ora manovra. Faig, Semedo, ancora Faig all'ala, Faig, Passivo, Semedo, e va a realizzare Semedo. È un passivo, ci è sembrato che non finisse più. È andato a realizzare Semedo. E ora dall'altra parte manovra la Touché con Iamu, Rossi, Svigac. Iamu che va a realizzare il suo settimo gol personale, riaccorcia a meno 3. Sfondamento fischiato a Della Valle. Può ripartire la Touché. Dai, giochiamo tu per tu ora. Svigac, Rossi, Iamu. Rossi, Svigac, una palla anche questa difficile, però l'ha controllata Svigac, dentro per Micotti, poi il tiro di Borrini parato, peccato, è stata una buona azione di Prato, però il tiro dall'ala di Borrini è stato parato da Razzica, classe 97, di nazionalità greca, portiere del Mezzo Corona, che ora manovra Gislimberti, Semedo che va a realizzare. Va a realizzare Semedo, si riparte
sempre più 4 per mezzo corona. Prato deve cercare di accorciare. Rossi dall'ala, ancora Svigac, la parata, tiro centrale, parato da Razzica. Non ha angolato il tiro Svigac, tiro centrale parato da Razzica. E ora mezzo corona manovra con Faig, Semedo all'ala per Verones, poi Faig della Valle. Faig, Semedo, c'è passivo, palla recuperata da Prato. Svigac, bisogna andare a segnare. Mamma mia, ancora una palla recuperata con difficoltà da Prato. Svigac, Iamu, Rossi. Margherita Rossi va giù, c'è il fallo, 9 metri. Svigac, Iamu, va a realizzare Iamu l'ottavo gol personale, accorcia a meno 3. C'è il time out richiesto dalla panchina del mezzo corona. Quando se ne sono andati poco meno di 6 minuti di questo secondo tempo, Touché 14, mezzo corona 17. Avevamo chiuso il primo tempo sull'11-15. Prato che ha recuperato un solo gol, deve cercare di accorciare. È entrata in campo Gurra, Melissa Gurra, nelle file della Touché, che ora schiera Felet in porta, Borrini e Micotti sulle ali, poi Gurra, Ucchino, Iamu e Margherita Rossi. Si riparte. Della Valle Semedo, palla persa, la recupera Prato, Martina Micotti, e la parata ancora di Razzica. Peccato, questo contropiede andava fatto. La Touché poteva andare a meno 2. Troppi errori anche delle parate dell'esperto portiere del mezzo corona. Faig della Valle, alto questa volta il tiro dell'ala della Valle. Può ripartire Felet per Margherita Rossi, Gurra, Rossi, Iamu, ancora Rossi, va giù, 9 metri Prato, già battuto Micotti per Iamu. Gurra fermata, ancora 9 metri per la squadra pratese. Micotti, poi Gurra, si libera Micotti all'ala per Borrini, che va a realizzare Borrini
si porta a meno 2. Va a meno 2, bisogna difendere ora, bisogna difendere. Palla recuperata da Margherita Rossi. Micotti va a realizzare Micotti. Prato va a meno 1. Meno 1 Prato, 16 Prato, 17 mezzo corona, che ora manovra in attacco. Feig. Palla dentro per Gislimberti, tiro fuori della numero 4 Gislimberti. E ora Prato alla palla del possibile pareggio. Yamu, Rossi rallenta, vuol giocare la palla. Margherita Rossi, Yamu, Gurra. Da, giocato con calma. Da Gurra a Rossi, Yamu ancora all'ala per Borrini, che va a realizzare Borrini, 17 pari, è tornata pienamente in partita la Touché al decimo del secondo tempo. Ora manovra mezzo corona con Feig, all'ala per Verones, che va a realizzare dall'ala Verones. E ora manovra la Touché con Rossi, Gurra, Yamu, Borrini, Rossi, Yamu, Gurra, Yamu, tiro ribattuto, la rimessa laterale Prato, già battuta, Yamu c'è passivo, bisogna andare al tiro, fermata Rossi, c'è passivo, Yamu ancora fermata, non ha spazio per il tiro, ma ora bisognerà andare al tiro. Yamu, palo colpito da Yamu, e palla recuperata da mezzo corona, però è rimasta a terra Charity Yamu. Non dovrebbe essere niente di grave per la ragazza classe 2005, che comunque riprende posizione in campo. Peccato per questa azione. E ora manovra mezzo corona, avanti 18-17. Feig, Girlanda, Campestrin, Girlanda, Feig trova il pertugio giusto, la numero 8 Feig, palla passa proprio sul palo del palo difeso da Felette, c'è fallo su Virginia Occhino e c'è il commissario, c'è l'ammonizione per la panchina del Prato,
scusate per la panchina del mezzo corona, c'è un'ammonizione, fa girare palla la squadra pratese. Ucchino, Gurra, Iamo, Rossi, tiro parato e palla recuperata da Campestrin. Ancora due errori consecutivi in fase d'attacco per Prato e ora mezzo corona è in attacco alla palla per tornare a più tre. Girlanda, Campestrin, Faig, dall'ala va a realizzare la numero 22 della Valle e ritorna a più tre mezzo corona. Iamu, Rossi, penetrazione in rete di Rossi. Prima rete anche per Margherita Rossi. Prima rete per Margherita Rossi. 18 Prato, 20 mezzo corona, che ora manovra all'ala con Verones che va a realizzare. Hanno ripreso a segnare con continuità Verones e Della Valle dalle ali. E ora il time out richiesto dalla panchina a pratese, un Prato che aveva approcciato bene e aveva rosicchiato lo svantaggio fino ad arrivare in parità 17-17 al decimo del secondo tempo, ma ora al 14esimo mezzo corona è nuovamente tornata avanti più tre. Cioè ora c'è il time out richiesto da Valentina Megli. Che sta dando disposizione alle sue ragazze. Siamo alla metà quasi del secondo tempo. Prato deve rimanere agganciato alla partita, c'era riuscito, era riuscito anche a trovare il pareggio, però un'altra serie di errori in attacco hanno poi consentito poi alla squadra del mezzo corona di riprendere tre lunghezze di vantaggio quando siamo alla metà del secondo tempo. Margherita Rossi scambia con Iamu, con Gurra, Borrini, Rossi difende bene però mezzo corona, non ha spazio Prato, ora la penetrazione e la rete di Iamu. Cari di Iamu, miglior marcatrice della partita fino a questo momento con 9 reti, c'è anche i 2 minuti per Campestrin. Sì, 2 minuti per Campestrin. 19 Prato, 21 mezzo corona, partita sempre aperta, però ora Prato deve cercare di sbagliare il meno possibile. Penetrazione in rete di Della Valle, troppo facile, troppo facile la penetrazione delle ragazze del mezzo corona. Bisogna difendere con più convinzione. Iamu,
Rossi, Iamu, Gurra per Della Maggiora, che ora subentrata, ma c'è passivo, bisogna andare al tiro e c'è il rigore, rigore conquistato da Virginia Occhino in posizione di pivot. C'è stato il fallo, difesa in area, e ora va Charity Iamu dai 7 metri. Si va a realizzare, va in doppia cifra, 10 gol per Charity Iamu. Ora mezzo corona con Gislimberti, Faig, Girlanda, Faig, Girlanda, l'ala per Verones che va a realizzare, che va a realizzare le due ali di mezzo corona sono implacabili, ma Prato deve cercare di difendere meglio. Troppo spazio, ora marcatura uomo di Della Valle su Iamu e la rete di Margherita Rossi. La rete di Margherita Rossi, sempre meno 2 per Prato, 21 per le padrone di casa, 23 per mezzo corona. Tanto il cronometro scorre, siamo al 17.5 di questo secondo tempo. Girlanda, Faig, Gislimberti, Faig, palla recuperata da Prato, palla recuperata da Prato, ora bisogna andare a segnare. Iamu, palla per Borrini, scusate, per Gurra che va a realizzare, riporta Prato a meno 1. Riporta Prato a meno 1 al 18.20. Gislimberti, Semedo, che è rientrata in campo. All'ala, palla che però si perde sul fondo. Prato ha nuovamente la palla del pareggio. Margherita Rossi, Gurra fermata, 9 metri per Prato, da Ucchino a Margherita Rossi, Iamu. Gira palla la formazione pratese, Gurra, Iamu, palla recuperata da Rossi, dentro per Ucchino, non c'è fallo e può ripartire Gislimberti che va a realizzare. Un'altra palla persa in attacco, Della Maggiora va giù, rigore. E 2 minuti per Verones. Rigore, 2 minuti per Verones. E ora ai 7 metri, dai 7 metri va Charity Iamu a cercare la trasformazione del tiro di rigore. E va a realizzare, Charity Iamu, gol numero 11. 23 Prato, 24 mezzo corona, che ora è in inferiorità numerica per i 2 minuti inflitti a Verones. Semedo, Faig, Girlanda, Faig, Girlanda fermata, 9 metri,
Tiro alto, però c'è il fallo, 9 metri per mezzo corona. Va Gislimberti, ci ha battuto per Faig. Della Valle, Girlanda, Della Valle. Palla recuperata da Prato, c'è stata l'infrazione commessa dalle giocatrici del mezzo corona. Palla recuperata da Prato, è al 21esimo, ha ancora l'opportunità di mettere in parità la partita. 23 Prato, 24. Palla recuperata con qua. No, la palla è fuori. Ancora un errore della Touché. Una palla sull'ala, non controllata, anche perché non era facile. Da Della Maggiora la palla è uscita fuori. Peccato, troppi errori da parte delle ragazze pratesi. Quindi ora manovra mezzo corona, che può tornare a più due, intanto torna in parità numerica e rientra Verones e tiro la rete di Campestrin che riporta mezzo corona a più due. Dall'altra parte fermata Rossi. Iamu, Della Maggiora, Iamu, Rossi, Gurra, parata, ma c'è il fallo. Il tiro di rigore per Prato. Fallo su Gurra, tiro di rigore per Prato. 22 e mezzo di questo secondo tempo, va Charity Iamu alla trasformazione del tiro di rigore, lo realizza. Nuovamente Prato a meno uno, con mezzo corona a gestire ora questa azione d'attacco. Campestrin, Gislimberti, Semedo e la parata, ma c'è la trattenuta, chiede i due minuti, però gli arbitri danno solo rigore. Aveva parato, ma c'è il tiro di rigore, se ne incaricherà Gislimberti. E para Elena Felet e tiene in partita Prato, che ora ha la palla nuovamente del pareggio. Gurra, Rossi, ancora per Gurra. Questa volta Prato deve andare a segnare. Iamu, Rossi, Gurra, Borrini, Rossi, Gurra dall'ala Della Maggiora, parata di Razzica dall'ala Della Maggiora, la parata del portiere. E resta il più uno per mezzo corona. Che ora manovra Semedo, Gislimberti, Campestrin. Verones, Campestrin, Gislimberti. Fallo, rigore per mezzo corona. Rigore per mezzo corona che va a realizzarlo Semedo. Quarto gol personale. Thank you.
riporta 5 minuti dalla fine sul più 2 mezzo corona. E ora Prato a manovrare, Iamu, Borrini. Iamu dentro, c'è sfondamento, sfondamento fischiato a Gurra. Sfondamento fischiato a Gurra. E a 4 minuti dalla fine, palla in mano per mezzo corona che conduce 26-24. Semedo, palla dentro, c'è la difesa di Virginia Occhino in area, c'è il rigore, 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 va Beatrice Bla in porta, va Beatrice Bla in porta a cercare di parare il rigore di Semedo, va a realizzare Semedo il suo quinto gol personale che riporta a più 3. Palla sbagliata e recuperata da mezzo corona che va a realizzare con il pallonetto di Cislimberti e ritorna a più 4. Nuovamente una serie di errori da parte di Prato e ne ha approfittato mezzo corona, si è riportato al più 4, a più 4, a 3 dalla fine, va a realizzare ora Gurra, va a realizzare Gurra. Prato nei momenti topici della partita, quando per due volte è andato sul pari, ha raggiunto il pareggio, poi ha sempre commesso degli errori che hanno riportato le avversarie in avanti. Ora c'è il tiro fuori di Semedo, può ripartire Prato. Fallo su Margherita Rossi. Prato sotto 3, deve andare a segnare. Rossi, Margherita, perde palla Occhino, perde palla Occhino e Gislimberti va a realizzare. Perde palla Occhino e Gislimberti va a realizzare e ritorna sul più 4. A un minuto, sì, un minuto e mezzo dalla fine, più 4 per mezzo corona. Gurra, Rossi, la parata ancora di Razzica e dall'altra parte va a realizzare Verones. Riporta al più 5. Più 5, ormai partita chiusa. E ancora una doppia parata di Razzica su Occhino, niente da fare. Partita ormai segnata. Vittoria del mezzo corona che spugna Prato in gara 1 dei playoff, ormai mancano dei playout, ormai mancano 30 secondi. Una Touché Prato che ha commesso troppi errori. Troppi errori commessi dalla formazione pratese. E ora va a realizzare ancora il numero 22 della Valle. L'ottavo gol personale e c'è la sirena finale.
mezzo corona e spugna il campo di Prato per 31-25 più 6. Una Touché che ha commesso troppi errori, soprattutto nel primo tempo, ma anche ora in questa fase finale. Era riuscita nel secondo tempo al 18esimo, al minuto 8, al decimo a trovare il pareggio 17-17, ma poi, complice anche i troppi errori commessi, mezzo corona vince così meritatamente la partita per 31-25. E ora si giocherà gara 2 sabato prossimo a mezzo corona, e Prato, per andare a gara 3, dovrà necessariamente vincere, altrimenti sarà in mezzo corona che centrerà subito la salvezza, e la Touché Prato dovrà giocare la seconda fase dei playout con la perdente di Mestrino Ferrara per giocarsi la salvezza in Serie 1. È tutto qui dal Palakeynes di Prato, l'appuntamento alle prossime partite della Touché Prato.